Con il signor Costantino lo stiamo vedendo al lavoro. Come sta andando la cottura della salsiccia? Buonasera, benissimo. Appena incominciato, sta andando molto bene. Diciamo, stiamo facendo queste salsicce, le stiamo cucinando con legna della montagna nostra di Faggio, così diciamo è più saporita. Una cottura diversa con il legno di Faggio. Sì, è una cottura diversa, la gente diciamo gli piace, capisce che è una cosa diversa. 12ª edizione, no? È sempre un piacere poter collaborare davvero per questa occasione che raduna tutto il paese, e non solo, perché tante persone ritornano e tante persone vengono da fuori. Sì, sì, vengono tutte persone da fuori, nei paesi diciamo limitrofi, maggiormente da Campobasso. I miei colleghi di lavoro dei Sernian, tantissimi verranno sia stasera, anche domani sera, perché sono due serate, stasera e domani sera. Anche lei in fila per la Coppa? Sì, sì. Lei di dov'è? Di Sernia. Quindi dai Sernia qui per questa tradizione? È una tradizione che noi ogni anno cerchiamo di rispettarla. Che lei in fila per la Coppa, da dove viene? Di dov'è? Da Torella del Sannio. Quindi da Torella per questa manifestazione? Sì, sì, bellissimo, ogni anno la faccio, quindi non potevo perderla proprio quest'anno. Che cosa le piace di più? Carno che le patate. Carno che le patate, sì, è buona, buona, buona. Un metodo di cottura, insomma, naturale. Tradizionale. Sì, naturale come si faceva una volta, e quindi altre parti non si fa. I sapori antichi piacciono? Sì, sì, ottimi. Anche lei qui in fila per assaggiare le patate e la carne alla Coppa? Yes, yes we are. Da dove viene? Canada. È originario di qui? Sì. No, di qui, di Pietra Abbondante. Pietra Abbondante. Sono quanto? 15 chilometri. Ed è la prima volta che viene qui o ogni anno? Sono 4 volte. Le piace questa manifestazione? Sì, è incredibile. Quindi torna in Molise d'estate? Sì, siamo tornati 4 volte in 5-6 anni. In 6 anni 4 volte. Ho mancato l'anno scorso. È un modo per ritrovare la propria cultura, la propria storia, le proprie tradizioni, anche e soprattutto nel piatto. Sì, me la ricordo benissimo e mi dà soddisfazione che vedo a tutti qua. Si rincontra amici, parenti, sì, tutti? Tutti i paesani, parenti, si fa una serata assieme. Quello è... La cucina molisana manca? No, da noi, in Canada noi ci adattiamo a fare tutto, però è meglio venire qui e rinforzare la cultura, no? Signore, anche voi in attesa della Coppa? Sì. Di dove siete? Di Elsi. Quindi da Elsi qui per questa tradizione, è la prima volta oppure sì, no? Sì, la prima volta, sì. Come mai è venuta a conoscenza di questa tradizione? Di questa? Per Telemolise abbiamo visto, poi noi siamo un gruppo di trecciande di Elsi e siamo venuti per... Venuti a scoprire un'altra tradizione? Un'altra tradizione, sì, vediamo una tradizione e siamo venuti a scoprire un'altra. Anche voi in fila per degustare questo piatto, da dove venite? Io sono originaria di Sant'Elena Sannita, però abito fuori, ad Agropoli, a Salerno. È la prima volta che veniamo, sì. Che cosa si aspetta? Mi aspetto tanto gusto e tanto sapore. Tanto sapore è una tradizione comunque anche e soprattutto molisana, no? Antica. Si aspetta di ritrovare un sapore antico. Io ricordo la mia nonna quando cucinava con la coppa vicino al camino, brace sotto e brace sopra. Però da allora non ho mangiato più questa pietanza, quindi stasera mi aspetto di riprovare quei sapori quando ero ragazza, quando ero piccola. E allora buona attesa, signora. Grazie e buone cose a voi. Tutti in fila per la Coppa, lei da dove viene? No, io sono di Civitanova, c'è mia cugina che viene da Como per l'evento. Quindi da Como è la prima volta che prende parte alla manifestazione? Quest'anno è la prima volta, sì, che partecipiamo qua alla Coppa. Come sta andando? Ha avuto modo di vedere i preparativi?
Sì, stamattina ho assistito qui alla preparazione della brace, anche ieri hanno montato il palco, sì. Come gliel'hanno presentata questa manifestazione? Veramente io l'ho anche seguita via, diciamo, YouTube gli altri anni, però mi hanno detto che, diciamo, è una bella manifestazione. Quindi meglio dal vivo. Sicuramente, così potrò assaggiare le prelibatezze del luogo. Una tradizione antica che viene rivisitata in chiave moderna, che riunisce un paese e porta anche tante persone da fuori. Sì, ha avuto un grande successo e la manifestazione con un indice di partecipazione veramente incredibile. Quando è iniziata si era un po' così scettici, perché comunque ci sono varie sagre, però questa c'è una marcia in più, infatti vengono da tutti i paesi della regione. Con il signor Raffaele, anche lei originario di Pietrabondante, ma... Originale di Pietrabondante, sì. Ma da 45 anni vive? In Australia. E però si ritorna in occasione dell'estate. Sì, io vengo solo 2 mesi all'anno, d'estate, luglio e agosto, e metà settembre così. Solo quando fa caldo, faccio l'estate qui e l'estate lì. Adesso in Australia è inverno e faccio l'estate adesso. L'estate là e l'estate qui. E l'estate qui le permette anche di poter partecipare a manifestazioni come questa per ritrovare i sapori di una volta. Sicuro. Che cosa le piace di questa manifestazione? Mi piace mangiare le patate e la carne di maiale, buona. Dei sapori che dove vive non è facile da ritrovare. Ma qua in Australia queste cose non succedono. Si mangia bene anche là, ci sono molte cucine italiane, molti ristoranti italiani, però queste cose che succedono così d'estate qua in Italia, nei paesetti, no, non succede lì. E torna proprio per riviverle. Ecco, brava, sì. Signora, una vera e propria catena di montagna. English. Però è di qui, è di Civitanova. Sì, è mia mamma, sì. E torna spesso per stare qui. Sì. E collabora, dà una mano, aiuta. Sì, aiutare, sempre. Grazie. Le piace tornare in Molise? Sì, bello. Buonasera, com'è questo piatto? Buonissimo. Sono tanti anni che vengo, ma sempre buono. Da dove viene? Fossalta. Viene per la coppa. Positivamente per la coppa, troppo buona. Quindi ha soddisfatto in pieno le sue aspettative. Tantissimo. Com'è questo piatto? Semplicemente speciale, perché un po' lo conosco, che mia madre lo faceva, poi qualche volta l'ho fatto pure io, però solo che mi dà l'impressione che è venuto cotto meglio, forse ho affrettato un po' troppo la cottura. Più buono di quello che generalmente si fa in casa. Sì, è ottimo, è cotto proprio bene. E da dove viene? Da Campobasso. Ed è la prima volta, no? No, sono venuto altre volte, però non ho fatto mai in tempo a mangiare questo piatto, era sempre finito. Ma quest'anno ho avuto occasione, sono partito un paio d'ore prima proprio. E c'è riuscito. E sono riuscito a provare questa volta questo piatto qua. E allora buon appetito. Grazie. Appena finito di degustare il tutto, com'era? Buonissimo, ottimo e abbondante. Quindi da Gambatesa qui in onore appunto di questa tradizione? Sì. Non è la prima volta che è qui? Per me è la prima volta, sì. Ah, la prima volta, e quindi è rimasta soddisfatta? Soddisfatta, sì, abbastanza soddisfatta. Si può ripetere. Tornerà, insomma. Sì. La signora originaria di Bagnoli, ma dove vive? Abitiamo in Vancouver, no, io sono nata in Vancouver, origine bagnolese, mio marito di Civitanova, allora siamo uniti stasera, un po' di bagnolesi, un po' di civitanovesi, ma tutti da Vancouver. Vi incontrate tutti qui a Civitanova in onore della Coppa? In onore della Coppa, è la seconda volta che siamo stati qui, è una bellissima festa, è un onore di celebrare insieme. È bello tornare, rincontrare famiglia, amicizie, affetti. Sì, specialmente con questi paesi vedi gente di altri paesi. Scusate, l'italiano non è perfetto, provo come meglio, ma è bello celebrare le feste di origine.
Le feste di origine, ma fuori dall'Italia dove vivete, mantenete ancora le tradizioni del Molise? Sì, veramente, abbiamo due club culturali, una si chiama il Club Civitanovese, poi abbiamo il Club Bagnolese, infatti mio fratello è il presidente del Club Bagnolese, e proviamo di fare feste e sempre unire e parlare dell'origine nostra.